Amen, gloria a Dio. Quanti siamo stati benedetti dalla presenza di Dio, amen. Gloria a Dio, stasera andiamo subito alla locandina di questa sera. La via, la verità e la vita. Chi ha detto questo? Chi è la persona più famosa al mondo che l'ha detto? Cristo Gesù, amen. E lo vogliamo andare a leggere subito in Giovanni. Capitolo 14, da 1 a 6. Il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve lo avrei detto, io vado a prepararvi un posto. E quando sarò andato e avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Voi sapete dove io vado e conoscete anche la via. Tommaso gli disse: Signore, noi non sappiamo dove vai, come dunque possiamo conoscere la via? Gesù gli disse: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Amen. Vogliamo chinare i nostri capi un attimo e chiedere allo Spirito Santo che tocchi la nostra vita. Grazie, Signore, grazie alla tua parola, Signore. E in questa sera, Padre, tu farai la differenza in mezzo a noi e andrai in profondità, come abbiamo ascoltato, Padre, affinché una sorgente di acqua zampillante possa uscire dalla nostra vita, Signore, per far conoscere quello che tu hai fatto nella nostra vita attraverso il sacrificio di Gesù. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Accomodatevi. Amen. Gloria a Dio. E questa parola mi ha toccato, mi ha scosso tanto. Poco dopo questo episodio, un po' prima Gesù parla con i suoi discepoli, gli dice quello che avverrà, che lui andrà in croce, che lui passerà il vituperio, da qui a poco poi sarà arrestato e messo in croce. E i discepoli erano turbati, difatti il primo verso, lo vogliamo mettere, dice: Il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio e credete anche in me. E questa sera lo Spirito Santo ti vuole dire non essere turbato. Io non so cosa stai attraversando nella tua vita, ma se c'è Gesù in quella circostanza, anche brutta che possa essere, non essere turbato, perché Dio è con te. E questo ce lo dice la parola di Dio, ce lo dice ognuno di noi che abbiamo fatto l'esperienza con Dio. Io voglio esortare ognuno di noi a cercare Dio proprio quando c'è l'avversità. La difficoltà, quando il nostro cuore è turbato e che non sappiamo cosa fare, come affrontare quel problema, dobbiamo andare in un solo posto, ai piedi di Gesù. E qua Gesù parla con i discepoli e dice: Non vi preoccupate, io me ne vado, però sto andando in un posto, vi preparerò questo posto, vi aspetterò, vi verrò a prendere, perché Gesù ritornerà. Amen. E qua poi ci dice. Volevo leggere a proposito del turbamento in Giovanni 14, 26, 27, che dice così: Io vi lascio la pace, vi do la mia pace, io ve la do, no, non come quella del mondo. Il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. Amen. La pace di Dio non è come quella del mondo. Io mi ricordo prima di conoscere il Signore, quando il mio cuore era turbato. Mi rifugiavo nei piaceri di questo mondo, nei vizi di questo mondo. Ma quando ho sperimentato l'amore di Dio, la pace di Dio nella mia vita, anche se ho attraversato difficoltà, perché i problemi mica finiscono, ma li affronti dall'alto, amen. Non li affronti dal basso, che ti sembrano giganti. E proprio in questo verso Gesù ci dice: Io vi do la mia pace, quella pace soprannaturale, quella che il mondo non può avere perché non ce l'ha. Amen. E questo ci deve rassicurare i nostri cuori. Amen. E poi al versetto, quando subito dopo che Gesù al versetto 3 dice: Quando sarò andato vi preparerò questo posto. Poi Tommaso, l'apostolo, gli fa una domanda al versetto 5. E dice: Signore, noi non sappiamo dove vai, come dunque possiamo conoscere la via? E Gesù cosa gli rispose? Gli disse: Io sono la via, la
Amen. A volte noi quando per esempio dobbiamo andare in un posto, cosa chiediamo? Ma che via è il numero civico? Me lo dai così io vado là e vado a trovare questo posto, che sia un ufficio, che sia qualsiasi cosa. Ecco, tu magari il navigatore ti guida per tante strade, però poi alla fine arrivi là, in quel preciso punto. Ora, Gesù, per quello che lui ci vuole fare raggiungere la nostra vita, come dice qua, c'è nessuno viene al Padre per mezzo di me. Quella via è una via, l'unica vera via che porta a Cristo Gesù, alla salvezza, è Gesù. Amen. E qua volevo leggere Giovanni 19, dove Gesù stesso dice questo: io sono la porta, se uno entra per mezzo di me sarà salvato, entrerà, uscirà e troverà pascolo. Amen. La via è Gesù. Noi dobbiamo entrare per quella porta. E per tutti quelli che ancora non sono entrati per la porta, in questa sera voglio fare un appello. Se tu non trovi la via, se tu nella tua vita hai una vita dissoluta, distrutta, hai problemi, l'unico che può salvare, guarire, liberare la tua vita è Cristo Gesù. Amen. E poi Gesù dice la verità. In Giovanni 8, 31-32, Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in lui: se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Amen. Colui che rende liberi una persona è la verità, è la parola di Dio. Non ci sono altre verità. L'unica verità è la parola di Dio. E se una persona sta cercando la via, la verità e la vita, solo in Gesù la può trovare. Amen. E poi dice la vita. In Giovanni, capitolo 11, verso 25, dice così: Gesù le disse: io sono la resurrezione e la vita, chiunque crede in me, anche se dovesse morire, vivrà. Amen. E questa parola è molto profonda, perché la vita di Dio non si ferma solo in questi anni che ci restano di vivere su questa vita. Camperemo 80, 100, non lo so, non lo sappiamo. Però quello che rende speciale ogni giorno della nostra vita è se noi lo facciamo con Gesù. Quindi la vera vita, forse qualcuno ha un'idea diversa della vita, magari la vita per alcuni è divertimento, è il piacere, è avere soldi, successo, fama. Vi dico una cosa, tutte queste cose sono spazzatura, come dice l'Apostolo Paolo, in confronto alla parola di Dio, a quello che Gesù ha fatto per la nostra vita. Se noi invece sperimentiamo la vita di Gesù nella nostra vita, in piena amore, come veramente lui ci vuole fare capire, allora tutto quello che noi faremo avrà valore. Il lavoro e la nostra professione, e tutto quello che noi faremo su questa terra, la faremo con gioia, sapendo che la gioia più grande ce l'ha dato Gesù. Amen. E proprio sulla vita eterna, un giorno un dottore della legge incontrò Gesù. Il dottore della legge è uno studioso che sa scrive, diciamo, sa leggere la parola di Dio, la studia, però gli fa una domanda a Gesù. Dice: Signore, dice, maestro lo chiama, e dice: maestro, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù gli risponde, e dice: come sta scritto, cosa leggi? E lo vogliamo leggere in Luca, capitolo 10, da 27 e 28. Questa è la risposta di Gesù. E quegli rispondendo, questo è il dottore della legge che risponde a Gesù, e gli disse: ci ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso. Ed egli gli disse, Gesù, questo: hai risposto esattamente, fai questo e vivrai. Cosa gli ha detto Gesù? La domanda qual era? Cosa devo fare per avere la vita eterna? E Gesù gli disse: fai questo. Ora, capite bene che lui che leggeva la parola di Dio, perché era un dottore, uno studioso della legge, ma lui ancora non aveva capito
cosa significasse quella parola. Perché quando noi leggiamo la parola di Dio, se non c'è lo Spirito Santo che ce la rivela, rimane una lettura. Ma siccome la parola di Dio è vivente, è vera, abbiamo bisogno dello Spirito Santo che ce la riveli. Amen. E così è successo a questo dottore della legge. Pur sapendo cosa, qual era la risposta, lui ancora non l'aveva sperimentato. E questa sera mi ha portato a riflettere questa parola. Perché se noi abbiamo sperimentato l'amore di Dio, la grazia di Dio, la vita eterna, ma questa vita eterna, per poterla raggiungere, oltre che percorrere la via, come abbiamo letto, dobbiamo amare Gesù con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima, con tutta la nostra forza, con tutta la nostra mente. Il risultato quale sarà? Che non ci sarà spazio per altre cose. Se tu ami una persona, le altre neanche le guardi più, perché ormai il tuo amore è concentrato. Ora, se la nostra vita è così presa dall'amore di Dio, corpo, anima e spirito, non ci sarà più nella nostra vita spazio per altri amori, chiamiamoli così. E l'esortazione di questa sera nella nostra vita è che dobbiamo innamorarci, conoscere sempre di più colui che ci ha dato la vita, colui che ci ha salvati, ci ha liberati, ci ha guariti. Questa è la vera gioia nella nostra vita, conoscere Gesù. E per quanti non l'hanno sperimentato ancora, c'è speranza nella tua vita. La tua famiglia, la tua vita, il tuo parentato, le situazioni che non cambiano mai. L'unico è Gesù che può cambiare e trasformare le vite di una persona. Amen. E questo mi ha toccato tanto. E volevo tornare su Giovanni 14, solo il verso 3. Dice Gesù, quando parlò ai discepoli, gli disse, l'abbiamo letto poco fa, quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò. I due avvenimenti già sono accaduti. Lui se n'è andato, è andato a preparare un posto. Ora aspettiamo il suo ritorno. Amen. Ora la domanda è questa. Siamo pronti? Ognuno di noi siamo pronti? Ogni giorno ci affatichiamo, ci pratichiamo per fare la sua volontà. Ma questa sera Dio ti vuole portare oltre. Vuole continuare, come abbiamo detto, a scavare. Scava, scava, che c'è molto di più. La nostra vita Dio vuole fare molto di più. E Lui sta per tornare. E se noi vogliamo avere la vita eterna e andare con Lui, che dice, dove sono io sarete anche voi con me. E se vogliamo fare questo, come abbiamo letto, dobbiamo amare il Signore con tutto il nostro cuore. Amare è una parola che ancora, secondo me, ancora non comprendiamo appieno. Quando ami una persona, vivi in funzione di quella persona. Il tuo pensiero è sempre fisso su quella persona. Il resto non lo guardi più. È come i cavalli, se ci metto paraocchi, detto in siciliano, e teniamo sulla strada. Non ci sono distrazioni. Quando noi amiamo Gesù con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra forza, con tutta l'anima nostra, non ci sarà più spazio per altre cose. Questa sera Dio ci vuole riportare al primo amore, quando non guardavamo più nulla, il tempo, gli impegni. Questa parola mi ha toccato tanto, il primo alla mia persona. E questa sera, veramente come abbiamo letto qua, Lui sta per ritornare e troverà una sposa veramente consacrata, santa. Amen. Questo sta cercando. E lo vuole fare con ognuno di noi. Le sue opere meravigliose. Lui ha un progetto meraviglioso per ognuno di noi. Ma progetti meravigliosi che noi stessi diciamo, Signore, ma tu lo vuoi fare con me? Ma per favore, puoi scegliere un altro? Invece no, Dio vuole scegliere te. Amen. E quando più tu o io diciamo, no Signore, non sono adatto, più il Signore manifesta la sua gloria. Amen. E questa sera ci vogliamo alzare. Ci vogliamo alzare e vogliamo veramente invitare lo Spirito Santo che possa toccare i nostri cuori. E soprattutto noi non dobbiamo essere turbati, non ci dobbiamo preoccupare del domani.
La Bibbia dice che non siate con ansietà sollecite di quello che avverrà, di quello che se mangeremo, se ci vestiremo. Se c'è Gesù nella nostra vita, possiamo affrontare qualsiasi cosa. E Gesù, quando parlò ai discepoli, disse: io preparo questo posto meraviglioso per voi, io ritornerò, vi accoglierò, affinché, qual è l'obiettivo? Qual è l'obiettivo di Gesù nostro Padre? Colui che ci ha salvati, di stare con Lui per l'eternità. Amen. Questa sera abbiamo gustato la Sua presenza, qualche goccia della Sua potente presenza. Buongiorno. Ce ne andremo con Lui per l'eternità, amen, e godremo appieno delle sue benedizioni. E questa sera desidero che ognuno di noi apra il suo cuore e prenda questa parola a cuore. Signore, io ti voglio amare con tutto il mio cuore, con tutta la mia forza, con tutta l'anima mia, per non essere distratto da altre cose. Alleluia, gloria a te, Signore. Grazie, Signore. Grazie. Gloria a te, Signore. Grazie per la vita nascosta in Cristo. Grazie, Spirito Santo, che ci hai rivelato il cammino. Ed è un cammino di santità, di integrità, di fedeltà. E per questo, come figli tuoi, vogliamo alzare le nostre mani. Vogliamo dichiararti il nostro amore. E con umiltà dirti: insegnaci ad amarti di più. Vogliamo conoscerti di più. Vogliamo gridare: Osanna, Osanna, salva ora, Signore. Mostra la tua gloria ora. Cambia, Signore, ogni situazione avversa, e che i cuori duri si pieghino davanti a te, siano aperti e sensibili, perché tu vuoi dare cuori sensibili per ricevere la verità della tua parola, come è stato detto. Oh Padre, nel nome di Gesù veniamo davanti a te. Ti adoriamo, ti adoriamo. Mostra la tua gloria qui. Thank you.
credo con fede, credo in te Signore, credo in te, credo che io e la casa mia serviremo l'Eterno, credo che la casa di Dio sarà piena di giovani, credo che moltitudini verranno a te Signore, credo. Spirito Santo e con il fuoco, credo in te, che tutti coloro che abbiamo evangelizzato saranno qui a lodare, magnificare il tuo nome Gesù, io credo, credo in te, che tu fai meraviglie, oh, alza la tua voce, Dio di alzare tutte le nostre mani, Signore. Alziamo le nostre mani. E mentre lodavamo, vedevo quante persone abbiamo parlato di Gesù. Nella nostra famiglia, nelle nostre case, i nostri parenti, vicini di casa. E soprattutto questa sera te li fa ricordare. E c'è stato un periodo che tu piangevi per queste persone. Che io piangevo, che noi piangevamo, ma questa sera Dio te li fa ricordare e dice che quel seme seminato non è perduto. Non essere turbato, non essere turbato. Molto presto il Signore opererà. Continua, continuiamo a pregare, a intercedere. Grazie Signore. Grazie con tutto il cuore, ancora in questa sera, Padre. Ti benediciamo, te lodiamo, Signore. Tu sei la nostra gioia, Signore. Ogni giorno sempre di più ci vogliamo innamorare di te, Signore. Sì, Signore, totalmente, Signore. Più di te, Signore, la nostra vita e meno di noi stessi, Signore. Grazie, grazie alla tua presenza, Padre. Grazie, Padre. Grazie, tu hai toccato la nostra vita, i nostri cuori ancora in questa sera, Signore. E ti vogliamo benedire, ringraziare e magnificare con tutto il nostro cuore, Padre. Nel nome di Gesù. Amen.